Premettendo che la mia materia è teatroterapia, mi è naturalmente interessato molto vedere come le attività di riscaldamento, proposte, siano affini ad attività di teatroterapia. Per cui mi è interessante vedere come possano essere applicate in un certo modo attività che sono di riscaldamento ad altre attività di teatroterapia, normalmente, ma in questo caso invece sono preparazione a un lavoro un po' portato un po' più profondo, diciamo, relativamente alla scrittura della fiaba. E ai vari aspetti, diciamo, legati alla verbalizzazione, alla rielaborazione di questi contenuti. Mi è interessato molto anche l'aspetto della compresenza di tutte le arti terapie all'interno del metodo, per cui mi sembra una sintesi molto valida di diverse attività tratte dalle varie discipline. Diciamo che è molto interessante l'utilizzo delle carte di prop, che per la verità fanno già parte del mio bagaglio, diciamo, sin da quando ero all'università mi è capitato di leggere Morfologia della fiaba per un interesse personale, vedendolo magari nella bibliografia della materia antropologia culturale. Per cui è stato interessante ritrovare le funzioni di prop, sia pure nella versione di 31 funzioni, quindi semplificate. Ovviamente, per un'applicazione è meglio, sintetizzare rispetto a includere tutta la casistica di prop, per ogni funzione, perché sarebbe poco pratico. E questo aspetto mi è interessato molto e trovo tantissime applicazioni che possono essere poi, voglio dire, valide per chiunque si approcci a questo metodo. Sicuramente sia per bambini che per adulti, che per diversi tipi di utenze, l'uso delle carte può avere appunto molte applicazioni e una di queste è appunto quello dello scrivere una fiaba, come avviene qui nel metodo autobiografico creativo, mi sembra molto efficace. E in particolare volevo, sì, nominare la questione dell'intelligenza emotiva, che mi sembra molto, come dire, applicabile come formula, visto che l'intelligenza emotiva finalmente da 20 anni, a più di 20 anni dalla pubblicazione del libro di Goleman, è finalmente entrata a far parte del bagaglio della programmazione a scuola, diciamo che c'è una suscitato un interesse, sia pure tardivo in un certo senso. Quindi, proporre appunto un lavoro sull'intelligenza emotiva attraverso questo metodo mi sembra molto utile, molto funzionale, che tranquillamente possa avere, diciamo, un'applicazione sia a scuola, sia in tanti ambienti, nelle strutture educative, sanitarie e quant'altro.